Cercherò di velocemente di spiegare in linea generale innanzitutto che cosa è questo strumento, perché è uno strumento molto nuovo, anche se contenuto nel codice dei contratti pubblici dal 2016, è uno strumento di relazione pubblico-privato che è stato molto poco utilizzato in Italia. Poi velocemente cercherò di dire anche, secondo me, perché. Quale motivo non è stato così lenta l'applicazione di questa nuova strumentazione? Prima di iniziare, poi nella parte finale vorrei raccontarvi almeno le caratteristiche principali del partenariato speciale che stiamo costruendo per la Reggia di Caserta. Allora, giusto dei numeri, perché mi collego anche alle osservazioni che faceva la dottoressa Di Francesco. Noi abbiamo in Italia un problema, direi, profondo, enorme, in tema di valorizzazione dei beni culturali pubblici. Questi numeri ci dicono che abbiamo un enorme patrimonio, come tutti noi sappiamo. Il censimento attuale parla di almeno 110.000 immobili, beni immobili di valore culturale, di cui almeno il 60% è in condizione di grave sottoutilizzo o abbandono, o semplicemente si tratta di beni non fruibili.